Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di Bitcoin. Infatti sembra che dai dati on-chain Bitcoin sia in ripresa e lo conferma anche un notissimo analista del settore delle criptovalute, ovvero Willy Wu. Ma prima di iniziare di spiegarvi esattamente quali sono i segnali alla base di questa ripresa, vi voglio ricordare che questi video non sono sponsorizzati, anzi per la realtà sono sponsorizzati soltanto da me stesso, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e quali sono i dati a sostegno della tesi che Bitcoin è in ripresa. Secondo infatti ragazzi il noto analista Willy Wu, i dati on chain parlano chiaro e Bitcoin è in ripresa. In questo momento, infatti, ci sono numerosi segnali di accumulo che si stanno manifestando sulla blockchain di Bitcoin. L'analista Willy Wu, ragazzi, ritiene infatti al momento che non ci troviamo in un mercato ribassista, bensì semplicemente in una correzione temporanea, poiché gli indicatori on-chain stanno segnalando una ripresa e l'asset viene acquistato dagli holder a lungo termine. Willy Wu ha rilasciato tali commenti durante una recente intervista sul podcast What Bitcoin Did, ovvero che cosa ha fatto Bitcoin. L'analista ha dichiarato di non credere che Bitcoin si trovi in un tipico mercato ribassista, dati i numerosi segnali di accumulo che si stanno manifestando sulla blockchain. Facendo infatti riferimento al brano degli anni 80 Never Gonna Give You Up dell'artista britannico Rick Astley, divenuto molti anni dopo un popolare meme su internet, Willy Wu ha commentato come di seguito vi ho riportato. Infatti qui vi ho inserito ragazzi il tweet di Willy Wu tradotto. Lui ha detto: il termine Rick Astley indica quella tipologia di trader che continua a comprare e raramente vende. Ovviamente i Rick sono stati molto attivi nel 2021 e poi improvvisamente tutte le monete si sono spostate dai Rick alle mani deboli, cioè ai trader speculativi che comprano e vendono continuamente. Ora stiamo vedendo che le monete stanno tornando ai Rick. Lui ha successivamente inoltre aggiunto che attualmente ci troviamo in una fase speculativa e le monete che sono state vendute all'inizio dell'anno stanno venendo lentamente assorbite dagli holder a lungo termine. Peter McCormack, il conduttore di podcast, ha rivelato di non aver ancora venduto alcuna criptovaluta e di continuare a credere in una futura ripresa del mercato, in quanto stanno accadendo tantissime cose e tantissime cose positive. Analizzando inoltre l'attuale grafico di Bitcoin, Willy Wu ha affermato che al momento si tratta di un ciclo diverso da qualsiasi altro che abbiamo mai visto, poiché la struttura sottostante è completamente differente, e in questo ci viene in soccorso il secondo tweet che vi ho riportato. In questo momento, infatti, lui ha detto, il prezzo si sta muovendo lateralmente in maniera leggermente ribassista. Sembra un classico pattern d'accumulo di Wyckoff. Se il prezzo seguirà questo modello, che ovviamente ragazzi è un modello molto noto soprattutto in ambito di analisi di criptovalute, vi invito ad andarlo a guardare, ho fatto anche un video a riguardo, quindi se volete potete cercarlo. Se il prezzo seguirà questo modello, dovremmo avere, secondo Willy Wu, un ultimo test cosiddetto week fino a 28-29 mila dollari di ribasso, e a questo seguirà una ripresa, dato che quest'ultimo valore tra 28 e 29 mila dollari dovrebbe essere il test finale del punto più basso del mercato in questo momento. Ogni singolo dato on chain, riporta ancora Willy Wu, è in ripresa. Andando avanti ragazzi,
In più, la società di analisi Sentiment condivide il parere di Willy Wu, sottolineando che il numero di Bitcoin sugli exchange è in costante riduzione. E a tal proposito c'è un ulteriore tweet che vi riporto. Infatti, questo tweet di Sentiment ci dice: a seguito della correzione di metà maggio, l'offerta di Bitcoin sugli exchange è costantemente diminuita e bloccata all'interno di wallet privati, tenuta al sicuro dagli holder di lungo termine. Questo è un buon segno per i rialzisti, poiché i fondi che si allontanano dagli exchange riducono il rischio di grandi vendite. In merito, inoltre, all'attuale stato delle regolamentazioni in Cina, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Willy Wu ha affermato: è come se Bitcoin stesse ora affrontando il boss finale di un videogioco. Sta davvero sfidando il più potente degli avversari, ovvero i banchieri centrali, e molto prima di quanto tutti noi avessimo previsto. Infatti, vi ricordo che le previsioni parlavano di uno sblocco di questo tipo di situazione non prima del 2025-2030. Quindi capite bene che il rally delle criptovalute sicuramente è solo all'inizio, ma è solo all'inizio proprio perché, una volta ottenuto il parere positivo o comunque una regolamentazione sotto qualche forma da parte dei banchieri centrali e degli stati, ci sarà sicuramente un'adozione di massa. Vi volevo ricordare, giusto a titolo informativo, che nelle ultime settimane è stata già approvata la legge che dà corso legale a Bitcoin nel piccolo stato centroamericano di El Salvador. Notizia proprio degli ultimi giorni, è stata depositata anche in Paraguay una proposta di legge per rendere Bitcoin a corso legale anche in Paraguay. Lì si dovrebbe votare in Parlamento il 24 di luglio questa legge, quindi capite bene che se dovesse essere approvata anche in Paraguay, sicuramente anche altri stati potrebbero seguire le orme di questi due piccoli stati, e in questo caso iniziamo a parlare di stati un po' più grandi come ad esempio Argentina, Messico e Brasile. Ragazzi, un'altra cosa su cui volevo porre l'attenzione è proprio il discorso dei dati on-chain. Che cosa possiamo trarre noi come riferimento per le nostre valutazioni? Sicuramente, siccome il mercato e il prezzo di mercato è dato dal rapporto, anzi è dato dall'incrocio tra la domanda e l'offerta, in questo periodo c'è stato un forte movimento ribassista a causa dell'offerta incrementale. Questo perché? Perché i miner che sono stati costretti a chiudere i battenti in Cina hanno dovuto vendere i loro Bitcoin proprio per pagare le spese e per fornirsi cash per potersi trasferire in altri posti per fare mining con energia pulita. Nel momento in cui però il miner perde tutte le sue riserve perché le ha vendute, è chiaro che si genera una scarsità di offerta. E questo che cosa significa, ragazzi? Significa che nel periodo successivo a questa vendita massiccia c'è una scarsità di Bitcoin in circolazione. I dati on chain confermano proprio questo, ovvero che dagli exchange le monete stanno transitando verso i wallet privati, e questo, ragazzi, è un segno che i grossi investitori in criptovalute sono sicuri, o quantomeno hanno una larga percentuale di sicurezza, che Bitcoin nel prossimo futuro crescerà, e questo sarà ulteriormente confortato dal fatto che, riducendo l'offerta e aumentando la domanda, proprio perché nel corso dei prossimi anni ci sarà un incremento di domanda sul settore delle criptovalute, proprio per effetto dell'allargamento della conoscenza in questo settore. Quindi, ragazzi,
I dati on-chain parlano chiaro, l'offerta sta diminuendo sugli exchange. Su questo dobbiamo riflettere. Io comunque, come sempre ragazzi, vi ricordo che non vi faccio consigli finanziari, vi do semplicemente delle notizie per poter valutare al meglio i vostri investimenti. Vi ricordo come sempre che non sono un consulente finanziario, vi chiedo di lasciare un bel commento. Ragazzi, ho bisogno dei vostri commenti, fatemi sapere quali argomenti vi potrebbero piacere di più e potrei fare dei video appositi. Vi chiedo di lasciare a questo punto un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!